Top and Flop. Come vedete mi trovo in Vietnam, dove è ambientato in gran parte Beautiful Country, film con Nick Nolte, Tim Roth e la splendida Mai Ling. Scoperta l'identità della sua vera madre, Bin intraprende un lungo e pericoloso viaggio, un viaggio dove tuttavia incontrerà anche l'amore. Un film efficace sulle ferite del Vietnam mai rimarginate. Ora ci troviamo invece sul set di Haiti, dove è ambientato verso il sud. Protagoniste Charlotte Rampling, Karen Young, Louise Portal, tre donne di mezza età che praticano il turismo sessuale. E mentre le tre ricche donne si trastullano con i tanti giovani all'ombra delle palme, in città il popolo haitiano soccombe sotto la violenza della dittatura. En fait, j'ai toujours été attirée par le sud, mais je n'avais jamais pensé a Port-au-Prince. Pour moi, Port-au-Prince, c'était pour les plus. Se con il denaro si può comprare il cuore e l'anima di un ragazzo, certo, non si può cambiare il corso della storia. Luci e ombre per Half Light, un thriller soprannaturale con Demi Moore protagonista nei panni di una scrittrice di mystery che ha da poco perso il figlio. I just moved into Foster Road, number one. Your son's waiting for you on the swings. Crisi creativa, Demi troverà un'inaspettata fonte di ispirazione nel villaggio di pescatori gotico dove si rifugia a scrivere. Appare un fantasmino tanto piccolo quanto inquietante. He follows you everywhere. Thomas, he's trying to warn you. Half Light, insomma, è un'operetta dark, trita e ritrita. He's dead and buried. My son drowned. Thomas, no! Buona visione a tutti e appuntamento alla prossima settimana con visioni top and flop.